dovremmo frequentare persone con le quali possiamo volare insieme, ovvero uccelli con le stesse piume volano insieme. Uccelli con piume diverse fanno molta fatica a volare insieme. Conoscenze, amicizie, relazioni si possono intrattenere con molte persone che hanno anche piume diverse dalle nostre, ma fare coppia con una persona che è molto diversa da noi richiede molti sforzi. E alcune esperienze emotive non proprio edificanti. Detto questo, facciamo il possibile per vedere quanto sia realistico mantenere una relazione di reciproco rispetto senza che nessuno si senta danneggiato. È una vessata questio, è un tema molto ricorrente questo, perché le persone fanno scelte di coppia prima di essersi conosciute a fondo, prima di avere raggiunto una maturità. Ciascun individuo, ciascun soggetto fa scelte responsabilizzanti, pesantemente responsabilizzanti, prima di avere una percezione di sé, del proprio futuro, delle proprie scelte da fare. Io mi trovo frequentemente ad affrontare questi temi in cui le persone vengono conosciute dopo, ma sembra paradossale quello che sto per dire, ma non è paradossale. È da comprendere bene, non è paradossale. Persone fanno scelte di vita prima di aver conosciuto se stesse, prima di avere chiarito con se stesse cosa vogliono fare, prima di avere scelto veramente il loro orientamento. Ecco perché è importante la vita da brahmacharya. La vita di un brahmachari dovrebbe servire precipuamente nel seguire delle pratiche che lo portino a contatto con se stesso. È una sorta di studentato celibe che consenta allo studente di se stesso, alla ricerca di se stesso, di avere una chiarezza sulla propria identità, sulle proprie scelte, sul proprio guna e karma, sulla direzione a dare alla propria vita. E invece spesso in quella età scolastica avvengono notevoli dispersioni di energia sessuale e si stabiliscono delle dipendenze, degli attaccamenti e delle dipendenze che creano poi notevoli ostacoli alle scelte ideali della nostra vita. Non dovresti pensare che tu hai fatto una scelta definitiva. È bene che la verifichi questa scelta. Io ho continuato a verificare le mie scelte fino a ieri, fino a oggi. Noi dobbiamo continuare a verificare le nostre scelte. E questo non significa diventare banderuole, sbandare a destra, a sinistra, avanti, indietro. Questa è confusione mentale. Ma
andare sempre più in profondità, andare a vedere sempre più e sempre meglio, salvando tutto il salvabile, quello che è, tanto poco quello che è. Si salva e noi procediamo in questo viaggio verso l'alto, che trascende il basso, verso la luce, verso la perfezione, verso l'illuminazione. E questo viaggio che è la vita ha come mezzo la conoscenza e come meta l'amore. E forse l'hai già trovato l'amore, forse no, devi verificare bene. Se vuoi veramente l'amore, devi vedere che cosa c'è al momento. Perché a noi non ci chiederanno quante mogli abbiamo avuto, quanti mariti abbiamo avuto, quanti figli abbiamo avuto, quante aziende abbiamo fondato, quali cariche abbiamo ricoperto. No, è l'evoluzione spirituale che sarà il nostro tratto di distinzione. E nell'evoluzione spirituale si deve procedere cercando di non danneggiare nessuno, di non costringere nessuno. Questo è interessantissimo, lo vedremo nel successivo nel successivo yama, che è non possessività. Non si deve possedere le persone, non le dobbiamo possedere. È una faticaccia possedere le persone. Se le persone a piacere seguono, se no vadano dove vogliono. Io non ho alcun piacere di stare con persone disamorate, persone che sono qui ma pensano di essere là. Queste persone sono un fastidio per il nostro cammino. Se una persona è qua perché ha desiderio di schiarirsi le idee, di capire meglio, benissimo, qui siamo perfettamente nel Dharma. Ma non persone che pensano di non essere nel posto giusto. Nel posto giusto vadano a cercarsi il posto giusto. Questo penso anche te. Se pensi di essere nel posto giusto, cerca di convincerti, ma se non sei convinto, prima di fare un passo troppo grande, rivaluta le situazioni. E prima che qualsiasi altra, di intraprendere qualsiasi decisione, parla con serenità, con il cuore in mano.